ti manda via Lamb per andare invece da Samford, che poi serve il suo connazionale. Buona giocata con la palla alzata di Lamb, non riesce a trovare la deviazione di Demetrio. Bene, Sims dice lacrima, cioè molto alta, altrimenti poteva arrivare un'altra stoppata. Tripla di Achele che trova un altro canestro. Jones messo in angolo, Casarin che vorrebbe attaccare, poi torna fuori dalla linea dei tre punti. Tiro difficile ma segue. Ecco, allora stavolta arriva Camara a piazzare il blocco. Lo vede Larson che fa arrivare il pallone dentro al senegalese. Il movimento non è fluidissimo, ma poi ha l'altezza e il fisico. Si ricrea uno contro uno tra Sims e Tyrick Jones. Vuole girare attorno all'avversario l'ex giocatore di Cremone Fortitudo. Risponde però dall'altra parte la Carpegna Prosciutto con Tambone. Samford riceve in punta, roll con Jones, la palla schiacciata a terra per Tyrick Jones. Michał Sokołowski poi va a sedersi in panchina. Achele da tre, messo in ritmo, segna la bomba, si toglie una finta di blocco, il blocco arriva da Jones, grande palla di Russell sopra il ferro Aaron Jones. 6 punti nel primo quarto, 17 nel secondo, per il momento 10 nel terzo. Casarin si alza e spara! Scrivete 3 alla squadra di Luca Banchi, che comincia il quarto periodo col pallone in mano. Jones dentro per Doron Lamb. Vediamo se magari rimetterà in campo presto Sims. Coach Menetti dall'altra parte, per il momento va vicino al ferro con Achele. Anche un po' fuori misura, 5 secondi nell'azione. Larson va dentro da Zanotti, che non si accontenta, vuole arrivare a 15 di bottino personale. Moretti contro Sims, step laterale per il tiro che non va a bersaglio, tocca Tyrick Jones che dà il pallone a Zanotti, potrebbe far scorrere ancora i secondi, vuole invece tirare. Si chiude qui il match, si chiude con la vittoria esterna della Carpegna Prosciutto Pesaro, 63-73 al Palaverde.